Eccoci! Come state? Allora, si vede e si sente bene? Dovrebbe, eh? Allora, vediamo un po'. Aspetto qualche momento sempre per, per la conferma in chat. E poi cominciamo subito. Allora, vediamo un po', eh? Allora. Allora, oggi comunque dicevamo mh, come, ave come avete letto dal titolo. Comunque, intanto che aspetto vostre eventuali conferme, eh, continuiamo con la lettura di latinoamericana. Ok, saluti e pollici in su. Ok, quindi si vede e si sente bene, fantastico. Allora, eh, la scorsa volta ci eravamo lasciati con eh, il comandante e Alberto che lasciavano eh, sa San Martín de los Andes. No. Non è vero, no? Scherzavo eh, la volta scorsa. Eravamo rimasti con il comandante. Sì, che se n'era andato sì, da San Martín de los Andes. E... No, e, e era in procinto di, andare, di arrivare a Bariloce quindi, ecco alla capitale argentina. E andiamo avanti. Eh. La ghietta che trasportava la moto faceva acqua da tutti i pori. I miei sogni volavano lontano mentre mi, mentre mi piegavo ritmicamente sulla pompa, svuotando la sentina. Un medico che tornava da Peuglia e che viaggiava sulla barca addetta al trasporto dei passeggeri da una sponda all'altra del lago Esmeralda, passò sulla bagnarola che veniva al traino e dove noi pagavamo il trasporto nostro e della, e della poderosa con il sudore della fronte. Un'espressione strana si disegnò sul viso vedendoci così indaffarati a svuotare l'imbarcazione, nudi e quasi completamente immersi nella melma oleosa della, della Sentina. Avendo incontrato parecchi medici in giro per quella zona, avevamo tenuto ovviamente, avevamo tenuto ovviamente delle conferenze ben imbastite sulla leprologia, suscitando l'ammirazione dei colleghi trasandini tra che non annoveravano questa malattia fra i loro problemi tanto da non sapere un piffero di lebra e di lebrosi e confessando onestamente di non averne mai visti in vita loro. Ci raccontarono del lontano lebrosario dell'isola di Pasqua, che ne ospitava un numero alquanto esiguo, ma l'isola era deliziosa, sottolinearono, e il nostro ego scientifico cominciò a, elude, a elucubrare su quell'isola leggendaria. Con la massima discrezione il medico si offrì di aiutarci, dato il viaggio tanto interessante che state facendo, ma in quei giorni felici trascorsi nel sud del Cile avevamo ancora lo stomaco pieno e le facce rilassate e chiedemmo eh, solo qualche raccomandazione per poter incontrare il presidente dell'associazione Amici dell'Isola di Pasqua, che, vivera, eh, che viveva a Valparaiso dove anche loro risiedevano, naturalmente accettarono con entusiasmo. Il viaggio terminò eh, a Porto Portoway e, e ci accomiatammo eh, da, tutti, da tutti, ma prima ci, eh, ci dovemmo mettere in posa per certe mulatte brasiliane che ci aggiunsero al loro album di ricordi del sud cileno e per una coppia di naturalisti di chissà quale paese europeo che annotarono Cerimonio cerimoniosamente i nostri indirizzi per mandarci una copia delle foto. In quel paesino incontrammo un tipo che doveva portare un camioncino fino a Osorno, che era, che era anche la nostra meta, e propose di me, a me di farlo. Mentre Alberto mi insegnava con, con foga qualcosa sul cambio delle marce, io occupavo il mio posto con, gran, con grande disinvoltura. Come in un film di cartoni animati, mi avviai a balzelloni dietro Alberto che guidava la moto. Ogni curva era un supplizio: freno, frizione, prima, seconda, mamma. La strada si snodava in un paesaggio stupendo, costeggiando il lago Osorno con il vulcano omonimo a sentinella. Ma io non ero in condizioni, su quella strada dissestata, disse di apprezzare il panorama. Comunque l'unico incidente lo subì un maialino che si mise a correre davanti al mezzo in una, in una discesa e quando ancora non ero pratico della faccenda freno frizione siamo arrivati a Osorno, abbiamo fatto la consegna a Osorno, ce ne siamo andati da Osorno, sempre verso nord, passando ora per la dolce campagna cilena. Una divisa in appezzamenti, interamente coltivata, in contrasto con il nostro sud, così arido. La gente, infinitamente gentile, ci accoglieva ovunque con grande cordialità. Finalmente giungemmo al porto di, Valvidie, di Valdivia di, di domenica. Mentre passeggiavamo per la, no, per la città, abbiamo avuto la fortuna di passare per la redazione del Correo de Valdivia, dove ci hanno fatto un'intervista dettagliata. Valdivia fe eh, festeggiava il, quarto, il suo quarto centenario e noi abbiamo dedicato il nostro viaggio alla città come omaggio al grande conquistatore che, la, che le dava il nome. Lì ci hanno fatto scrivere una lettera per Molina Sluco, il sindaco di Valparaiso, preparandolo al grande incarico per l'isola di Pasqua. Al posto, straripante di, merc di mercanzie, spesso a noi completamente sconosciute, al mercato dove vendevano i più svariati generi alimentari, nelle cassette di legno dei paesini cileni e nei singolari indumenti dei loro contadini. Si palpava già qualcosa di, to di totalmente diverso, e tipicamente americano. Imper impermeabile del dell'esotismo che aveva invaso le nostre pampas, forse perché l'immaginazione... L'immigrazione anglosassone del Cile non si è mai mescolata con i nativi e consente quindi eh, la totale purezza della razza indigena, che nella nostra terra è praticamente scomparsa. Ma con tutte le differenze di costumi e, e modi di dire che ci distinguono dall'esile fratello delle Ande, c'è un'espressione che sembra internazionale: quel annaffia lì così crescono, con, con cui salutavano la vista dei miei pantaloni a mezzo colpaccio, che non erano per me una moda, ma piuttosto l'eredità di un generoso amico di taglia più piccola. Quindi vabbè, mh, faccio un'errata corrige. Quindi, non, non ci eravamo lasciati l'ultima volta con, eh, con l'andatura a Bariloce. Eh, ma più che altro, ecco, siamo arrivati in Cile. Ecco, faccio, mh, chiedo venia per questo errore. Allora, vedo un commento, lo leggiamo. Ascoltando queste descrizioni del territorio, si nota la valenza anche di tipo culturale e ambientale di questi scritti del comandante. Cioè, qui c'è cioè, veramente di tutto: il sociale, l'autobiografico, il territorio, l'antropologia e molto altro. Molto affascinante anche lo stile della narrazione. Eh, sì, eh, questo in realtà è un eh, secondo me un grande punto di forza di questo, di questo diario. Insomma, viene definito diario, però insomma di questo testo che a parer mio è un insieme diverso di, diverse, di diversi generi letterari, che va appunto dal dall'autobiografico al, al comunque anche allo storico, perché racconta eh, un frangente di storia a parer mio molto importante e molto delicato del Sud America, che è quello de la, degli anni 50, eh, o de della prima metà degli anni 50, che comunque come sappiamo eh, stava ancora riprendendosi dai postumi. Del secondo conflitto mondiale, che comunque ovviamente non è stato facile per nessuno, ma per il Sud America ancora di più, perché poi, come vedremo anche eh, più avanti con la lettura, eh, ci saranno determinati aspetti e determinate circostanze particolarmente delicate eh, che vedrà il contrasto tra gli Stati Uniti e l'America Latina, quella che, chiam che, chiam che chiamiamo America Latina o comunque il Sud America. Per esempio ci sarà un passaggio più avanti che avevamo già detto mh, la durante la prima live dedicata a questo, a questo, alla lettura di questo libro che è sulla nazionalizzazione delle imprese piuttosto che l'accettazione degli investimenti esteri che sono quelli del, degli Stati Uniti. Però di questo ne parleremo più tardi, però in ogni caso sì, eh, questo è un, mh, diciamo, un, uh, uno spaccato di storia molto molto importante che espone anche tematiche importanti e delicate, sociali, anche delicate soprattutto, come anche la sanità pubblica, come vedremo sempre più avanti, e comunque è, è molto molto interessante. Allora, C'è un libro di Isabel Allende, eh, spero di averlo pronunciato bene, che racconta il Cile tratteggiando il passaggio e le persone che lo abitano, anche quello è un bel esempio di questo tipo di letteratura. Eh, me lo segno dopo me lo segnerò con molto interesse che mh, la storia del Sud America in realtà eh, mi affascina particolarmente, quindi dopo me lo, mh, dopo me lo segno e vedrò di riperirlo. Quindi, eh, andando avanti, il prossimo capitolo si intitola Gli esperti. L'ospitalità cilena, non mi stanco di ripeterlo, è una delle cose più, che rende più gradevole una puntata. Una puntata nella terra dei nostri vicini e noi ne godiamo con tutta la pienezza delle nostre caratteristiche risorse. Mi stiracchiavo mollemente tra le coperte, constatando il valore di un, di un buon letto e soppesando il contenuto calorico della cena della sera prima. Passavo in rassegna gli ultimi avvenimenti: gli ultimi avvenimenti la solita foratura della Poderosa 2 che ci aveva lasciato sotto la pioggia a metà strada. Il generoso aiuto di Raoul il proprietario del letto eh, in cui dormivamo e l'intervista giornalistica sull'Austral di Temuco. Raul era, era uno studente di veterinaria, all'apparenza eh, all non estremamente assiduo, e padrone di un, di un camioncino sul quale aveva caricato la povera moto portandoci fino a quel tranquillo villaggio del centro del Cile. A onor del vero, c'è stato un momento in cui il nostro amico deve aver desiderato di non averci mai conosciuti, visto che rappresentavamo una, so una scocciatura per il suo riposo. Ma era stato lui stesso a scavarsi la fossa con le sue sma smargiassate sui soldi che spendeva a donne, facendo seguire un invito diretto ad andare in un cabaret e passare, la no e passare lì, la lì la notte, tutte a sue spese, ovviamente. Questo è stato il motivo per cui abbiamo prolungato la nostra permanenza nella terra di, eh, di Pablo Neruda, dopo un'animata discussione de, su, nella quale si è dibattuto a lungo e aspramente. Ma guarda caso, alla fine ci fu l'inconveniente eh, sperato che ci costrinse a, rime, a rimandare la visita a quel luogo di svago tanto interessante, e in compenso abbiamo rimediato Branda e Cena. A luna di notte ci siamo buttati a pancia, pancia vuota a divorare tutto quello che c'era sul tavolo, che era già abbastanza, più qualcos'altro che, che avrebbero portato dopo, e quindi ci siamo impossessati del letto del nostro ospite, giacché stavano sgombera, sgombrando la casa perché il padre veniva trasferito a Santiago e non c'erano quasi, quasi più mobili. <coughs> Alberto, imperturbabile, sfidava il sole del mattino a guastargli il suo sonno di pietra, mentre io cominciavo a vestirmi lentamente, compito pe che per noi non era di grande difficoltà, considerando che la differenza tra il vestiario da notte e quello di giorno stava generalmente nelle scarpe. Il giornale ostentava tutta la sua abbondanza di carta, così in contrasto con i, con i nostri poveri e rachitici quotidiani ma a me interessava solo una, una notizia locale che trovai a lettere cubitali nella seconda parte. Due esperti in leprologia argentini attraversano il Sud America in motocicletta e poi a caratteri più piccoli si trovavano a Temuco e inten intendevano visitare Rapanui. Lì c'era il condensato della nostra audacia. Noi, gli esperti, gli uomini chiave della leprologia americana, con 3.000 malati in trattamento e una, una vastissima esperienza, conoscitori dei centri più importanti del continente e, ricer e ricercatori su e sulle condizioni sanitarie dello stesso, ci, degna ci degnavamo di fare visita al paesino pittoresco e malinconico che ci stava accogliendo. Supponevamo del, eh, che loro avrebbero saputo valorizzare in tutta la sua portata il rispetto che nutrivamo per il paese, ma non immaginavamo quanto. Ben presto tutta la famiglia era riunita attorno all'articolo e ogni altra notizia del giornale era oggetto di un olimpico disprezzo. E così, circondati dall'ammirazione di tutti, ci congedammo da loro, da quella, da quella gente di, eh, di cui non ricordavamo neppure il cognome. Avevamo chiesto il permesso di lasciare la moto nel garage di un signore che, veniva ne, che viveva nei dintorni e tornandoci, scoprimmo che non, ave, che non eravamo più una coppia di vagabondi più o meno simpatici. E con, e con una moto al traino eravamo gli esperti e come tali venivamo trattati Impiegammo tutto il giorno ad aggiustare, ad aggiustare e mettere a punto il motore e ogni momento, de, e ogni momento, oh, e ogni momento quella morettina e morettina della domestica che ci avvicinava che con qualche regalino com commestibile alle 5 dopo un... un, un L'Uculliano Spuntino, offerto dal padrone di casa, ci congedammo da Temuco, diretti a nord. La Poderosa è un personaggio pure lei. Sì, la Poderosa è, è diventato un oggetto mitologico, veramente, ce l'ho nel cuore, veramente, la Poderosa 2 ce l'ho nel cuore. E Andando avanti. Il prossimo capitolo si intitola Le difficoltà aumentano. La partenza di Temuco avvenne in tutta normalità fino all'uscita del paese, dove ci accorgemmo che la gomma posteriore era forata e fummo costretti a fermarci per ripararla. Avevamo lavorato con impegno ma, una volta sostituita la camera d'aria, abbiamo notato che perdeva. Anche la nuova era forata. Evidentemente avremmo dovuto passare la notte all'addiaccio, visto che non potevamo sognarci di ripararla a quell'ora. Ma noi non eravamo più due tipi qualsiasi, bensì gli esperti. Trovammo subito un ferroviere che ci portò a casa sua, dove ci avrebbero trattati come re. Al mattino, presto, portammo camere d'aria e pneumatico dal gommista per far togliere dei pezzi di ferro che, si erano, che erano rimasti incastrati. E una volta sistemato il tutto, ormai prossimi al tramonto, ripartimmo. Ma prima ci. Invitarono a una tipica mangiata cilena consistente in trippa o qualcosa di simile, un piatto molto condito e uno squisito vino di, vino di botte, denso, non filtrato. Come al solito, l'ospitalità cilena ci avrebbe lasciato tra San Juan e Mendoza. E, mh, qui c'è una nota a margine perché entre San Juan e Mendoza, quindi tra San Juan e Mendoza, eh, Mendoza è un modo di dire argentino che equivale a mezzo ubriaco San Juan e Mendoza, eh, città argentine, sono le due maggiori produttrici di vino e questa è una nota a margine che emette eh, la casa editrice che ha diciamo, eh, pubblicato questa edizione e andando avanti infatti non facemmo molta strada e dopo solo 80 km ci fermammo a dormire nella casa di un guardaboschi che si aspettava una mancia Siccome questa non saltò fuori, non ci, una, eh, non ci ha offerto la colazione l'indomani, e così abbiamo ripreso il viaggio di malumore con il proposito di fermarci ad accendere un fuocherello e preparare il mate, una volta eh, il mate, una volta macinati un po' di chilometri. Dopo aver percorso un buon tratto, mentre scrutavo i dintorni per individuare un posto dove fermarci senza che niente lo lasciasse presagire, la moto ha fatto un salto di lato scaraventandoci per terra. Illesi, Alberto e io esaminammo il mezzo, scoprendo che uno, dei, che uno dei sostegni della forcella si era rotto. Ma, cosa più grave, anche la scatola del cambio era andata in pezzi. Impossibile proseguire. Non ci restava altro che aspettare pazientemente un camion disponibile che ci accompagnasse a un centro abitato. Passò un'automobile in senso contrario e gli occupanti scesero per vedere cosa ci, era, cosa ci era successo e darci una mano. Dissero che di qualsiasi cosa avessimo avuto bisogno due scienziati come noi li avrebbero aiutati con molto piacere. Sa, l'ho riconosciuta per la foto sul giornale, mi disse uno. Ma io non avevo niente da chiedere se non un camion e che andasse nell'altra direz nell direzione. Abbiamo ringraziato per poi sederci a terra e bere, a bere il, mate, di, il mate di rito, ma di lì a poco il padrone di una piccola fattoria vicina ci invitò a casa sua e in cucina ce ne prepararono due litri. Là abbiamo conosciuto il charango, uno strumento musicale fatto con tre o quattro fili di ferro lunghi circa due metri, tesi su due barattoli vuoti e il tutto fissato da un asse di legno. Il suonatore prende una manopola di metallo e, con questa, pizzica i fili, che, produce, che producono un suono simile a quello delle chitarre per, i, per bambini. Verso mezzogiorno passò un camioncino, il cui autista, a forza di pregare, ha consentito ad accompagnarci fino al prossimo paese, l'Autaro. Lì abbiamo trovato un posto per dormire nella migliore officina della zona e anche chi, anche chi si sarebbe prestato a fare il lavoro di saldatura in alluminio. Il piccolo Luna, un tipo bassetto che ci ha invitato, ci ha invitato in, in un paio di occasioni a pranzare a casa sua. Il nostro tempo si divideva fra lavorare alla moto e sc eh, scroccare qualcosa da mangiare a casa dei tanti curiosi che venivano a vederci nella rimessa. Proprio al fianco viveva una famiglia di tedeschi, o quantomeno loro discendenti, che ci fecero un mucchio di complimenti e così finimmo a dormire da loro. La moto era ormai più o meno riparata e, e ci preparammo a partire il giorno seguente, per cui decidemmo di far baldoria in compagnia di alcuni amici che, occasionali che ci avevano invitato a bere un bicchiere. Il vino cileno è buonissimo e io bevevo con una velocità straordinaria, tanto che andando al ballo del paese mi sentivo capace delle più grandi imprese. La, forest, la, dico, la festa si svolgeva in una cornice di gradevole intimità e continuarono a riempirci pancia e cervello di vino. Uno dei meccanici dell'officina, un tipo di par particolarmente gentile, mi chiese di, balla di ballare con la moglie perché a lui aveva fatto male il, ma il miscuglio di vini. E la donna, piuttosto calda e palpitante, aveva anche lei bevuto la sua buona razione di vino cileno. Così la presi per mano per accompagnarla fuori. Mi seguì docilmente, ma poi si accorse che il marito la guardava e disse di voler restare lì. Io non sentivo ragioni e iniziammo in mezzo alla sala una, un tira e molla, che ebbe come risultato quello di riuscire ad avvicinarla a una delle porte e mentre tutti ci guardavano, tentò di rifilarmi un calcio. E siccome io continuavo a tirare, le feci perdere l'equilibrio e lei cadde platealmente a terra. Correndo verso il paese, inseguiti da un branco di ballerini infuriati, Alberto si lamentava di tutto quel vino che, comunque, avrebbe fatto pagare al marito. E andando avanti, e, montammo in moto: questo è un altro capitolo. Eh? Montammo in moto di buon'ora, tenendola su dei giri e fuggimmo da quelle zone che non erano più così ospitali per noi dopo aver accettato l'ultimo invito a, tavo a tavola della famiglia che viveva accanto all'officina. Alberto per scaramanzia non voleva guidare, così, così presi io il comando e percorremmo qualche chilometro per poi fermarci e sistemare il cambio che non funzionava bene. Poco più in là, frenando in una curva piuttosto stretta a velocità sostenuta, saltò via la vite a farfalla del freno posteriore, mi aggrappai a quello anteriore e questo, saldato alla bella e meglio, si spezzò per qualche attimo. Si spezzò per qualche attimo: non ho visto altro che figure somiglianti a vacche schizzare velocemente da, da tutte le parti, mentre la povera poderosa aumentava la velocità, spinta dalla ripida discesa. La zampa dell'ultima vacca fu tutto ciò che toccammo, per un vero miracolo, e all'improvviso apparve poco distante dal. Un fiume che sembrava attirarci con una forza annichilente. Lanciai la moto contro il terrapiano che costeggiava la strada e quella si inerpicò tra, eh, per, due metri in un attimo, per due metri in un attimo, rimanendo incastrata tra, tra due pietre, e noi illesi. Sempre armati della lettera di presentazione della stampa, trovammo alloggio da alcuni tedeschi che ci, che ci trattarono con grande cordialità. La notte mi venne una colica che non sapevo come tenere a freno. Mi vergognavo di lasciare un simile ricordo nel vaso da notte, per cui mi affacciai dalla finestra e affidai agli spazi aperti e all'oscurità tutta la mia sofferenza. Il mattino seguente mi affacciai per, vedere, per vederne gli effetti e scoprì che, che due metri più in basso c'era un una grande lastra di zinco dove avevano messo a seccare le pesche al sole. Lo spettacolo nell'insieme era impressionante. Volammo via da lì. Anche se l'incidente in un primo tempo non sembrava così grave, adesso era evidente il nostro errore di valutazione. La moto faceva una serie di cose strane ogni volta che doveva affrontare una salita. Finalmente iniziamo l'arrampicata di Maieco dove c'è un, po un ponte della ferrovia che i cileni ritengono il più alto d'America. Fu lì che la moto piantò la sua bandiera facendoci perdere tutto il giorno in attesa di un'anima caritatevole sotto forma di camion che ci portasse fino in cima. Dormimmo nel villaggio di, di Cagli Pugli dopo aver raggiunto il nostro obiettivo e ripartimmo presto aspettando la catastrofe che già incombeva. Alla prima salita dura, delle tante che, che, abbon, che abbondano su quella strada, la poderosa è rimasta definitivamente inchiodata. Da lì ci portarono in camion a Los Angeles, dove, nella dei pompieri, dove la lasciammo nella caserma dei pompieri dormendo a casa di un ufficiale dell'esercito cileno che sembrava particolarmente contento di come era stato accolto a suo tempo. Nella nostra terra E non smetteva di complimentarsi Fu il nostro ultimo giorno Da scrocconi motorizzati E il successivo si prospettava Ben più difficile di Diventare scrocconi non motorizzati A seguire eh, Qui va bene Adesso abbiamo capito Ci troviamo al confine Tra mh, il Cile e mh, il Perù Se non ricordo male sì, al, Siamo al confine tra Cile e Perù Praticamente eh, no, scherzavo. A dire la verità. No, hai voglia a te, la, il, la prossima tappa è Santiago del Cile. Comunque, mi segna qui nell'indice. Insomma, eh, ma io andrei un po più, ancora un po' avanti con la lettura. A dire la verità. Prossimo capitolo: pompieri volontari, uomini di fatica e altre storie. In Cile non ci sono, credo senza alcuna eccezione, eccezione corpi di pompieri che non, che non siano volontari, ma non per questo ne risente il servizio, dato che dirigerne una compagnia è un onore conteso fra i migliori uomini del paese o dei quartieri dove prestano servizio. E non si pensi che sia un compito esclusivamente teorico, perlomeno nella parte sud del paese gli incendi si susseguono con notevole frequenza. Non so se il fatto sia dovuto soprattutto alle, alle costruzioni in legno, che sono la maggioranza, al basso livello culturale e materiale del paese o qualche fattore connesso o tutto insieme. La cosa certa è che nei tre giorni che siamo stati ospiti della caserma si sono verificati due incendi eh, grandi, grandi e uno piccolo. Non pretendo, non pretendo affermare che questa sia la media, ma è, è un dato certo. Devo qui chiarire che dopo aver pernottato nella casa di un certo ufficiale, decidemmo di cambiare alloggio, commossi dalle insistenze delle tre figlie dell'incaricato della caserma dei pompieri. Veri esempi della garanzia della donna cilena, che brutta o bella, ha un non so che di spontaneo, un senso di freschezza che cattura immediatamente. Ma vado fuori tema. Ci offrirono una stanza dove sistemare le nostre brandine e lì cademmo nell'abituale sonno di piombo che ci impedì di sentire le sirene. I volontari di turno non erano al corrente della nostra presenza, per cui partirono a rotta di collo con le autopompe e noi continuammo a dormire fino al mattino inoltrato, accorgendoci solo allora dell'accaduto. Accorgendoci, accorgendoci ci siamo fatti promettere che saremo stati dei loro, dei loro al prossimo incendio e quelli ce lo assicurarono. Avevamo già trovato un camion che ci avrebbe portato due giorni dopo per un, pezzo, eh, per un prezzo modico a Santiago, a condizione che avessimo dato una mano nel trasloco che il camion eseguiva contemporaneamente al trasporto della moto. Eravamo una coppia molto popolare e avevamo sempre argomenti di conversazione con i volontari e con le figlie dell'incaricato, dell così che i due giorni a Los Angeles volarono. Davanti ai miei occhi, eh, che, ri che, riordin che riordinano e trasformano il passato in aneddoti nell'evocare quella cittadina, tuttavia non appaiono altro che furiose fiamme di un incendio. Era l'ultimo giorno di permanenza fra i nostri amici. E dopo copiose libagioni eh, che dimostravano l'ottimo stato d'animo col quale si separavano da noi, ci eravamo infilati sotto le coperte per dormire. Quando, eh, quando il martellare delle sirene, da noi tanto atteso, eh, che, chiamava, che chiamava a raccolta i volontari di turno, squarciò la notte e la, e la brandina di Alberto per l'eccessiva foga con cui era schizzato in piedi. Prendemmo immediatamente posto con la serietà richiesta dal caso, eh, sull'autopompa Cile e Spagna, che uscì sparata senza allarme, eh, senza allarme nessuno con il lacerante urlo della, della sua sirena, troppo abituale per essere una novità. Una casa di legno e argilla palpitava ogni getto d'acqua che cadeva sul, sito, eh, sul suo scheletro in fiamme, mentre il fumo acre del legno bruciato sfidava lo, storico lavoro, eh, sfidava lo, sto lo stoico lavoro dei pompieri che, tra una risata e l'altra, proteggevano le case vicine con getti d'acqua e altri in interventi. Dall'unica parte in cui le fiamme non avevano ancora attecchito arrivava il gemito di un gatto che, terrorizzato dal fuoco, si limitava a, mia a miagolare senza azzardarsi a uscire dal piccolo varco lasciato ancora libero dal fuoco. Alberto si rese conto del pericolo, lo valutò con un'occhiata e poi, con un agile salto, oltrepassò i 20 centimetri di fiamme e restituì quella vita in pericolo ai suoi padroni. E qui eh, apro una parentesi: vorrei fare un grande encomio ad Alberto Granato per aver salvato il gatto. <ride> Soprattutto. Ehm, vabbè, no. Niente. Comunque, no, Alberto, grandissimo Alberto che salva eh, le bestioline. E, eh, quindi, eh, mentre riceveva eh, calorosi complimenti per quella sua impresa senza pari, aveva gli occhi che brillavano di piacere sotto l'enorme casco ricevuto in prestito. Ma ogni cosa ha la sua fine, e Los Angeles ci dava l'ultimo saluto. Il ce piccolo e il ce grande, Alberto e io, eh, con un'espressione molto seria, stringevano le ultime mani amiche mentre il camion iniziava la sua marcia verso Santiago. Portando sul suo dorso eh, poderoso il cadavere della poderosa 2. <ride> Faccine con i gatti: sì, assolutamente sì. Eh, qui c'è una nota a margine. Ah, poi ehm, faccio, apro una piccola parentesi. Ieri era la giornata mondiale del gatto, quindi ai gatti li vogliamo bene. Eh, nota a margine su, in realtà su questa cosa di c'è piccolo e c'è grande, eh, il termine c'è, c'è eh, scritto qui, è un'interiezione popolare molto usata nei paesi del bacino del Plata, quindi Argentina, Uruguay e Paraguay. Eh, che proviene dal Guaraní e eh, con funzioni pronominali si è trasformata col tempo in una specie di vocativo, eh, un intercalare familiare per rivolgere la parola a qualcuno per o per richiamarne l'attenzione. Ernesto Guevara lo usava con tale frequenza che i suoi amici centroamericani, come è noto, finirono col farne un suo soprannome, trasformandosi poi in un vero e proprio nome, C per l'appunto. In questo caso con c'è piccolo e c'è grande si sì, intendono Alberto e Ernesto, il primo notevolmente più basso di statura del secondo. Quindi ecco questa è questa piccola particolarità linguistica che ci tenevo a, a riportarvi perché la prima volta che l'ho lessi la trovi molto simpatica come cosa, quindi eh, mi, fatto, mi fa piacere poterla condividere anche con voi. Ma andando avanti eh, con, sempre con il capitolo. Con lo stesso capitolo. Era domenica quando arrivammo nella capitale. Per prima cosa ci dirigemmo eh, all'autorimessa dell'Austin, dell giacché avevamo una lettera di presentazione per il proprietario. Ma ci imbattemmo nella gradita sorpresa di trovarla chiusa, anche se alla fine abbiamo ottenuto dal guardiano il permesso di lasciare lì la moto. Scusate? Eh, siamo poi tornati al lavoro per pagarci parte del viaggio con il sudore della fronte. Il trasloco presentò diversi aspetti. Il primo molto interessante, rappresentato dai due chili di uva che ognuno di noi inghiottì in un baleno, aiutati dall'assenza dei padroni di casa. Il secondo fu il, loro, fu il loro arrivo e, di conseguenza, il lavoro si fece piuttosto pesante. Il terzo, la scoperta fatta da Alberto che l'aiutante del camionista aveva un amor proprio esagerato e un po' fuori luogo. Il poveretto eh, vinse tutte le scommesse che facevamo, trasportando da solo più mobili di, di noi due e il padrone messi assieme. Eh, assieme. Quest'ultimo fece il finto tonto in maniera spudorata. Con una, fa con una faccia tutt'altro che amichevole, gli, <coughs> gli va perdonata giusto perché era domenica, arrivò il console. Che avevamo scovato per, eh, per caso nel locale dove si trovavano gli uffici, e ci mise a disposizione un posto per dormire nel, pat nel patio, dopo averci propinato un'aspra filippica sui nostri doveri di, cittad di cittadini, eccetera. E arrivò al colmo della sua generosità offrendoci 200 pesos, che noi rifiutammo con altezzoso sdegno sostegno. Se ce li avesse offerti tre mesi dopo, sarebbe stata, una, sarebbe stata ben altra musica, ma quella volta la scampò. Santiago assomiglia più o meno a Cordoba, i suoi ritmi sono molto accelerati e il traffico, considerevole. Eh, considerevolmente, eh, il traffico considerevolmente più intenso, però le costruzioni, il tipo di strade, il, il clima e persino i volti della gente ricordano la nostra città mediterranea. Una città che non abbiamo potuto conoscere bene poiché ci siamo rimasti pochi giorni e per di più incalzati dalle tante cose che dovevamo risolvere prima di, di spiccare il volo. Il console peruviano si rifiutava di darci eh, il visto senza una lettera di presentazione del suo collega argentino e questi si rifiutava di fornircela perché diceva che era molto difficile arrivarci in moto e che avremmo dovuto chiedere aiuto lungo la strada passando dall'ambasciata. L'angioletto ignorava che la moto era già fuori gioco, ma alla fine si addolcì e ci rilasciarono il visto per entrare in Perù, previo il pagamento di 400 pesos cileni, che per noi rappresentano una bella cifra. In quei giorni si trovava di passaggio a Santiago la squadra di pallanuoto di Suquia, eh, Suquia di Cordoba e tra quei ragazzi avevamo molti amici, per cui eh, Andammo a far loro una visita di cortesia mentre giocavano una partita e rimediamo al volo una, ma una mangiata alla cilena di, quel, eh, di, di quelle tipo. Mangia un pochino di pane, mangia un pochino di formaggio, bevi un altro pochino di vino eccetera. Dalla quale uno si alza se riesce aiutandosi con tutta la muscolatura ausiliare del torace. Il giorno seguente ci, trovav ci trovavamo sul monte Santa Luzia formazione rocciosa che si eleva al centro della città e che ha una sua storia a parte dedicandoci pacificamente al compito di scattare qualche, eh, qualche foto alla città quando comparve la eh, carovana dei su, suchisti capitanati da alcune bellezze della squadra ospitante i poverini si mostrarono piuttosto imbarazzati perché non sapevano se, prender, se presentarci alle distinte dame dell'alta società cilena Cosa che, cosa che alla fine fecero usando que, questo tono, o mettersi eh, a fare i somari. Ricordatevi della nostra particolare eh, idio, idiosincrasia, tanto rinomata, ma se la cavarono nella maniera più raffinata e da, da, da buoni amici. Buoni amici come potrebbero essere persone appa, appartenenti a mondi così diversi, quali eravamo noi e loro in quel momento particolare della nostra storia. Alla fine arrivò il grande giorno in cui eh, due lacrime solcarono simbolicamente le guance di Alberto e, dando l'estremo saluto alla poderosa che rimaneva al deposito, intraprendemmo il viaggio verso Valparaiso, su una, eh, su una magnifica strada di montagna che è eh, quanto di più bello la civiltà possa offrire in alternativa ai vari spettacoli della natura. Legacy non, rovin eh, non rovinati dalla mano dell'uomo. In un camion che sopportò. A pie eh, che sopportò a pie fermo la nostra presenza. Bene, eh, siamo a 40 minuti di lettura, io mi, oh io mi fermerei qui per oggi e dedicherei questa parte della diretta un po' alle considerazioni personali sul, sui passaggi che abbiamo letto oggi. Io in realtà, eh, arrivato a questo punto, vorrei fare un omaggio più che altro alla poderosa che comunque, come abbiamo avuto modo di vedere, ha sopportato. Supportato e sopportato eh, entrambi i nostri, eh, i nostri eroi, eh, sia il comandante che il buon Alberto, li ha condotti comunque fino alla, per tutta l'Argentina e per tutto il Perù alla fine. Quindi eh, un omaggio e un plauso alla Poderosa. Io parlai, quando arrivò il momento di parlare, eh, di questo passaggio della fine, eh, della fine della corsa della Poderosa sul mio sito. Eh, intitola il pezzo Hasta la vista Fiel compagnera, che ovviamente vabbè, in spagnolo è abbastanza mh, semplice come, come da comprendere il significato, è Ci rivedremo fedele compagna, perché ovviamente, come abbiamo avuto modo di vedere, è stata veramente una compagna leale che ha, ha accompagnato Alberto e Ernesto per, diversi, per diverse peripezie. E allora, voi avete qualche pensiero in particolare che volete condividere eh, Sui passaggi che abbiamo letto, oltre a quello mh, che è stato già detto in precedenza? Allora, intanto mi devo segnare quel libro eh, che dicevamo prima Allora, eccolo qui, il foglio cioè, Dovrei avere anche una penna, eccola qui Allora, il libro era mh, Allora, un libro di Isabella... Isabelle all'end allora me lo segno, mi segno il nome e poi vado a vedere all'end ok allora quindi eh, non so eh, vogliamo parlare anche di non so anche qualcosa di diverso in realtà volendo dal um, eh, di qualcosa di diverso dal, da quello che abbiamo letto, eh. possiamo anche parlare di altre cose, di altre tematiche totalmente diverse da queste, eh. allora vediamo un po'. Che okay, intanto sono uscite anche le formazioni di Braga Roma. Vabbè, ma, questo interessa solo a me perché immagino che comunque non voglio parlare di calcio oggi, non ne ho la minima intenzione. <ride> Però ecco, allora vediamo un po'. Aspetto sempre qualche secondo che si aggiorni la chat, eh, che ovviamente c'è sempre il classico ritardo. Allora, vorrei sapere, no? Comunque una cosa del tipo se vi è, è piaciuta comunque quello che abbiamo letto oggi, se l'avete trovato interessante, se avete notato qualche peculiarità stilistica nella scrittura di questo diario che vi ha interessato particolarmente, insomma... Non so, eh, pensieri sparsi, se volete, sulla lettura del diario o su qualcosa in generale. Questo libro mi piace molto, grazie per la lettura. Ci mancherebbe veramente, anche a me appassiona particolarmente. Eh, più che altro, ecco, uno spunto di riflessione che in realtà avevo avuto che... Mh, ehm, non, mi, non ricordo sinceramente se avevamo detto nelle precedenti live. No, mi sembra di sì che lo dicemmo forse la prima volta. Che comunque è un, è, un, è un Ernesto Guevara che comunque attualmente è proprio apolitico. Praticamente. Quindi non è influenzato da. Diciamo, influenzato da mh, mh, ideologie comunque mh, da una linea comune dettata da, diciamo, dal partito o dal movimento. Comunque. Quindi è un pensiero sicuramente genuino. Sì, questo discorso mi sembra che lo facemmo la prima volta. Eh, forse o la prima o la seconda volta che leggemmo, che è comunque è una delle prime letture del diario. A me piace veramente, veramente tanto e penso che sia un, una testimonianza importante di uno spaccato di storia della, eh, de, della storia del Sud America. E comunque, racconta soprattutto quelle che sono le difficoltà popolari, ovvero le difficoltà che, vive, che vivono i contadini che sono ovviamente in difficoltà un po' in tutto il Sud America perché eh, c'è una povertà molto molto diffusa quindi non hanno abbastanza, non hanno abbastanza denaro da, da tirare avanti insomma poi eh, a tal punto che se dovesse esserci comunque ci sono anche nel, nel diario viene detto ci sono dei casi di malattia all'interno di mh, alcune famiglie eh, contadine che però eh, devo, eh, non possono curarsi perché dovendo pagare il trasporto da casa, insomma, da, mh, dalla terra all'ospedale e poi il pagamento delle cure mediche e dei farmaci all'interno della struttura sanitaria, tante volte preferiscono non curarsi proprio perché non hanno come pagarle, come pagarle le cure mediche. E poi, insomma, questo è anche uno dei presupposti per cui poi nasce il movimento del 26, giulio, eh, del 26 luglio con Fidel Castro che porterà alla liberazione di Cuba dal regime militare che si era imposto comunque poi vabbè queste tematiche poi avremo modo anche in questo caso di poterne parlare più avanti nel tempo soprattutto con, andando avanti un po' con la lettura di questo diario e nella fattispecie poi potremo parlarne forse anche meglio quando leggeremo i diari di Cuba allora sì, sì, lo avevi detto, è ancora nella fase giovanile, prima fase. Sì, sì, vabbè, è molto giovane, considerate er eh, Ernesto qui a 23 anni. Sì, perché è nato nel... Eh, Ernesto è nato nel... Allora, aspettate un secondo, eh. eh comunque non è molto giovane, eh, perché... Eh... Allora, Ernesto Guevara... È nato il 14 giugno del 1928 a Rosario, in Argentina, quindi qui a... sì, no, nel, nel 51 ah sì, 23 anni. Quindi, ecco, molto giovane, poi ecco, io lo mh, empatizzo parecchio, perché poi ecco, io ho 22 anni, adesso tra, ad agosto saranno 23, quindi mi sento particolarmente... Mh, particolarmente comunque legato a... Mh, e lo capisco anche, capisco molto bene anche quella che è la sua visione idealistica del mondo. E certo la situazione non era facile per niente, no, zero totale, anche perché poi c'era l'egemonia americana, eh, soprattutto a seguito della vittoria del secondo conflitto mondiale. 23 anni ed è già medico. Eh, sulla carta ancora no, perché eh, gli mancava qualche esame. Eh, forse, era, se non ricordo male, forse era era a metà dell'ultimo anno eh, dell'università una cosa del genere però comunque si sì, di fatto poi ha svolto la funzione di medico soprattutto poi durante oltre che in questo viaggio offre prestazioni sanitarie gratuite un po' nei luoghi dove capita che c'è necessità ma poi anche durante la rivoluzione a Cuba eh, offrirà prestazioni sanitarie gratuite completamente gratuite ai volontari che prenderanno parte poi al movimento del 26 luglio e che combatteranno con loro e, appunto per la liberazione di Cuba qui aveva l'età tua insomma sì 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 aveva 23 anni 23 anni andava per i 24 quindi sì eh, molto molto giovane sì eh, però comunque ha un carattere comunque molto forte pur essendo comunque un sognatore ed un idealista ha un carattere molto forte e deciso e ha oltre ad avere tranne in determinate circostanze quindi però ha la testa sulle spalle e sa benissimo dove andare a puntare, insomma, o meglio dove colpire per ottenere il risultato che vuole ottenere. E quindi, allora siamo a 40, praticamente 49 minuti di live. Eh, cosa vogliamo fare? Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a, a sabato con, la, con il proseguio della lettura di Harry Potter e la pietra filosofale. Oppure vogliamo andare un pochino più avanti a chiacchierare un po' su, sul comandante? Ditemi voi. Beh, un po' spericolato, eh? eh sì, <ride> sì ne, è parecchio spericolato. Insomma, abbiamo visto eh, spesso si va a cacciare, spesso si va a cacciare in situazioni, diciamo, problematiche, soprattutto spinto dall'alcol. Comunque, no, però. ecco, per, mh, tranne per qualcosa di mh, particolarmente eclatante diciamo ecco mh, mh, più che eh, lo vedo molto deciso insomma è sempre stato molto molto deciso e comunque sì un po di spericolatezza serve a parer mio altrimenti non avrebbe mai fatto mh, quello che ha fatto considerate eh, per esempio vi cito una, una circostanza eh, dei due film che cito spesso quando parliamo del comandante che sono cel argentino e c'è Guerriglia con Venicio del Toro, dove eh, all'inizio del film Fidel Castro, un giovanissimo anche lui, in quel caso Fidel Castro, dice: Voglio liberare Cuba. E il Cegli gli dice: Tu sei un pazzo, no, non ci riuscirai mai. E c'è Guerriglia.. Quindi il film successivo si conclude con, con Ernesto che dice a Castro: Gli dice. Senti, io ci vengo con te a combattere per Cuba, però solo ad una condizione: eh, che poi voglio liberare tutto il Sud America. E Fidel Castro gli fa: ah, ma poi il pazzo sono io. <ride> ha ragione, direi comunque. È particolarmente toccato di testa. Sul no, scherzo, no. Però sì, è un po' a questa cosa di un po' troppo sregolato, soprattutto in determinate circostanze. Però penso che alla fine faccia parte dell'estro e, del, um, e la, sia una di quelle cose che poi lo ha reso il personaggio forte e interessante che è, credo io, sì. Allora, vediamo un po'. Allora, poi, ecco, ripeto, se non ci sono ulteriori, diciamo, se non ci sono ulteriori punti che vogliamo trattare, io vi saluterei qui. Che poi tra un po' comincia anche la partita e me la vorrei vedere. <ride> e va bene, eh, ci vediamo qui. Eh, sì, dico, ci vediamo sabato, eh, sempre intorno alle 17, 17.30 più o meno. E proseguiamo con la lettura di Harry Potter e la Pietra Filosofale e a seguire eh, martedì con archeologia e, e giovedì prossimo con latinoamericana. Io vi ringrazio per l'attenzione. Allora ci vediamo sabato, esatto, e a sabato ci, vi ricordo che nell'info box del, eh, de, de, del mio canale Twitch ci sono i collegamenti per testuali a tutti i miei social, potete eh, scrivermi o mandarmi dei link di argomenti che eh, sono di vostro particolare interesse e che potrebbe interessarvi parlare in live. C'è anche il collegamento eh, ipertestuale al mio sito dove mh, ogni tanto tratto anche mh, argomenti eh, simili a quelli che, dei quali parliamo in live. E alla prossima. Ciao ciao!